Se un cosacco, dopo aver ballato, all'improvviso vi dice: Uè, pastafna micro. Dai, dilla in italiano. Niente. Ti regalo un cetriolino marinato. Хорошо. Metti in micro. Metti in micro? Che significa? Microchip, microonde? Che roba è questa? Allora, oggi parliamo di un argomento di cui si parla troppo poco. I sistemi strambi che usano i russi per ventilare i propri appartamenti. Se sentite dei suoni strani, non stiamo scuoiando il vitello per pranzo, ma è mio figlio che gioca. Così è apertura a vasistas, così a battente. E così? Avete mai visto una roba del genere? Ora, premesso che noi abbiamo questo piccolo umidificatore cinese che ci salva la vita perché d'inverno le case sono iperriscaldate, e qui non si usa il classico umidificatore all'italiana. Ci sono giornate che fuori sei al Polo Nord, dentro casa sei in Congo. Microventilazione. Qui c'è praticamente una fessura che si crea quando la finestra è, diciamo, chiusa male. Considerando che lo sbalzo termico tra dentro e fuori in Russia può arrivare anche a 30, 40, 50 gradi. L'inverno scorso noi eravamo fuori città, c'erano 22, 23 gradi in casa, meno 30 fuori. Col fatto che la finestra è chiusa male, crea un processo di ventilazione. Geniale, no? Io non so chi l'ha inventata, forse Lomonosov. Ma non è finita qui. Siccome lo sbalzo termico è grande, soprattutto d'inverno, e l'inverno almeno a San Pietroburgo dura 6 mesi, non è necessario aprire completamente la finestra come si fa in Italia. I russi hanno inventato una finestra nella finestra, la Fortechka. Io ve la faccio vedere proprio nella casa qui davanti. Vedete la finestrina lì in basso a sinistra? Quella lì. Quella si apre in modo che la persona non ha bisogno di aprire tutta la finestra. Lì c'è anche il mangime per i piccioni, eh? I pietroburghesi sono gente dal cuore d'oro. Questa è addirittura aperta. Lì ce n'è un'altra e lì un'altra ancora. Eccala! Lì non ho visto Fortechke. Tra l'altro ne approfitto per farvi vedere una cosa. Quella casetta gialla lì viveva Arina Radionovna, la balia di Pushkin. Ma voi che ve frega della Radionovna? Ed è curioso, per esempio, che nel villaggio della nonna di mia moglie, che si trova a 1300 km da qui a nord-est, veramente in poppa al mondo, un'epopea per arrivarci, 24 ore di treno, un'ora di barca, altre 6-7 ore di macchina. Una cosa pazzesca, lì le porte sono piccolissime, quindi vedi questi russi alti che entrano proprio per conservare calore, le case hanno porte che tu ti devi abbassare ogni volta. Io quante volte me la sono presa in testa. Nella bagna, dove c'è la sauna russa, anche lì c'è una finestrina, ma è piccolissima, sarà 20 centimetri per 20. Tutto fatto in quel caso per non disperdere calore. E oggi vi voglio salutare con dei versi di Majakovskij. Ma la terra con cui hai diviso il freddo, mai più potrai fare a meno di amarla.